Buongiorno Mauro, buongiorno buongiorno a te Elia eh, buongiorno a chi ci segue, ovviamente. E oggi continuiamo con la crisi nella Chiesa e la crisi della teologia. Credo che oggi tu introdurrai dei concetti molto importanti che sono questi: cioè, ci parlerai di quattro negazioni fondamentali che la nuova. Ha introdotto teologia. Per, teologia, scusa, per spazzare via per cambiare la vecchia teologia. Ecco, io invito ad essere molto, molto attenti a chi ci segue perché è, è importantissimo capire queste quattro negazioni. Anche perché ci serviranno veramente a capire poi man mano sempre di più. Nel momento in cui non capiamo queste quattro. Negazione abbiamo poi difficoltà anche a seguire il resto, probabilmente. probabilmente. Quindi, una puntata estremamente importante, ricca e direi anche seguibile: perché parleremo appunto di quattro negazioni, uno, due, tre quattro. e quattro, e sarà abbastanza facile anche comprenderle, memorizzarle e poi utilizzarle quando c'è da discernere. Su determinati concetti, su determinate linee che vengono seguite, su determinate parole che vengono dette, insomma, sono un vero e proprio orientamento, sono una bussola, diciamo così. Non solamente queste, però, queste sono fondamentali per poi capire di più. A te la parola, Mauro. Grazie, Elia, grazie anche per l'introduzione. Allora, prima di iniziare quest'oggi, farei anche una carrellata senza. Senza diciamo, entrare in dettaglio senza commenti di quanto abbiamo trattato la volta scorsa, perché si tratta di video direttamente conseguenziali l'uno rispetto all'altro e legati. La volta scorsa abbiamo parlato del fatto del, dell'esistenza di una verità oggettiva alla quale ormai si è rinunciato, del ruolo che la parola ha rispetto a questa verità, anzi dell'adesione della parola e del pensare alla verità. Abbiamo parlato di scienza e tecnica, nonché di scientismo. Abbiamo sì. detto che per mh, lo scadimento teologico e morale dell'uomo moderno, giusto è ciò che l'uomo desidera e vero ormai è ciò che l'uomo sente, come tale sente. Anche oggi parleremo del sentimento, di questo amore sentimentale e naturalmente abbiamo anche detto che l'uomo di oggi è un uomo estremamente eh, manipolabile in quanto è estremamente sentimentale. E noi sappiamo che il sentimento, l'emozione della persona è manipolabile da parte di chi abbia determinati strumenti di manipolazione. Abbiamo dato varie citazioni, abbiamo iniziato a parlare della svolta antropologica, no? di questa antropologische vende. Ricordo che ci sono alcune parole d'ordine come progresso, con tutte le cose discusse la volta scorsa. E invito ad andare a rivedere il video per chi fosse interessato. Demitizzazione. Secolarizzazione, quindi la necessità falsa, illusoria di dover aggiornare nostro Signore, quindi aggiornare la, la verità. Abbiamo parlato di nuova teologia, abbiamo parlato di aggiornamento: quello di aggiornamento sarà un concetto che tornerà anche nelle prossime lezioni. E abbiamo fatto qualche cenno perché di più non possiamo, ricordiamo che sono lezioni semplificate, che poi invitano la persona ad approfondire, ad andare a, a ragionare. Di Karl Runner, questa figura. Io ricordo solo che con Karl Rahner si ehm, concretizza proprio quella che è l'antropologische vende vera e propria, la svolta antropologica, con il passaggio dall'antropologia teologica, quindi uno studio dell'uomo che mette comunque Dio al centro della riflessione, alla teologia antropologica, una teologia che invece mette l'uomo al centro. Quindi diciamo è come se in questo momento eh, noi avessimo non eliminato Dio, perché non è che si fa così, ma non si mette sullo sfondo. Adesso se nel quadro diciamo prima la prima figura in primo piano era Dio e l'uomo era sotto Dio, adesso Dio è sullo sfondo, dietro, quasi si vede non si vede e in primo piano c'è l'uomo. Quindi l'uomo è il centro di tutto. Ricordiamo eh, anche posso, la questione. Posso, posso fare una, un intervento molto semplice. Sì, però prima, 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 finisco, prima finisco una considerazione. Okay. Ecco, vai. mettendo l'uomo al centro, è solo perché altrimenti corro il rischio di dimenticarmela. Mettendo l'uomo al centro, vai, vai. noi mettiamo anche al centro delle riflessioni giuridiche, delle riflessioni sociali, economiche, quelli che sono i cosiddetti diritti dell'uomo. Ma attenzione perché con la tecnica dei diritti dell'uomo, che abbiamo più e più volte contestato, mh, ci può approvare tutto e il contrario di tutto. Chiuso, questo è un ripassino della lezione scorsa, tanto per fare il punto. No, io Prego. per quanto riguarda l'uomo al centro, mi ricordo, eh, scusa se facciamo un, un, un riferimento a quella che è l'attualità, mi ricordo una famosa frase, famosa perché io me la ricordo bene, di Salvini che diceva, per me viene prima la legge dello Stato e poi la legge di Dio. Lo Stato laico che cosa fa? A parte tutte le altre cose, mette prima la legge dell'uomo e poi, 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 se è il caso, ma anche stravolta, se la legge di Dio. Ecco, questa è la, è la realtà in cui noi ci troviamo. Quando dico legge di Dio, intendo sia il diritto divino che il diritto naturale. Il diritto naturale. Le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Sono sotto i nostri occhi. Vabbè, adesso se non voglio commentare fatti di ieri, corti, eccetera, eccetera. Però riflettete su queste cose, non entriamo in quei dettagli, ma riflettete, quando l'uomo abbandona la legge di Dio e il diritto naturale, va incontro solo a guai, solo a stravolgere tutto. La prima cosa che viene stravolta, a parte la fede, è la giustizia. È la giustizia, viene stravolto il bene comune. La giustizia, il bene comune, vengono tradotte queste cose. Rifletteteci voi che state magari seguendo questo video. Scusa, Mauro, continuiamo il nostro cammino. No, no, hai fatto, hai fatto benissimo, anzi, io sono sempre contento di quando, facciamo, di quando facciamo appunto questa interazione a due. Allora, come dicevi tu nell'introduzione, oggi parleremo delle negazioni della nuova teologia, ovvero sia quattro negazioni. Quindi Tanto per ricordare, si sono preparate per gli appuntamenti di queste occasioni anche delle slide apposite. Noi ne avevamo viste varie ed eravamo arrivati praticamente alle cosiddette negazioni della nuova teologia. Poi, man mano che commentiamo, visualizza una slide, poi torniamo a noi, Edia, ma è solo per comodità, così anche lo spettatore ha magari davanti a sé uno, uno schema. Deve anche allora, piacere seguire, perché quando ci sono le immagini, chiaramente più semplice. Quindi certo, è più certo. più che altro. Prego. Allora, la nuova teologia ha preso definitivamente atto della cancellazione del vecchio rapporto, rapporto tradizionale, fra Dio e l'uomo. Il rapporto tradizionale fra Dio e l'uomo, tipico diciamo di sempre, fino agli anni 60 del Novecento, almeno diciamo all'interno della dottrina cattolica, della concezione cattolica del mondo, è ormai considerato inaccettabile. Mettevamo prima Dio e poi l'uomo, ora si deve mettere, tra virgolette si deve naturalmente, prima l'uomo e poi Dio. Che cosa rappresenta nella sostanza la nuova teologia? Beh, direi che rappresenta la vittoria momentanea momentanea perché comunque le porte degli inferi non prevarranno, dei pensieri di Feuerbach, di Marx, di Nietzsche, di Heidegger, di Sartre, dell'esistenzialismo ateo, ma possiamo dire anche in un certo senso il trionfo della, della, della concezione protestante di Dio e del mondo all'interno del cattolicesimo stesso o di questa deviazione del cattolicesimo. Le negazioni che la teologia nuova opera, Dicevamo sono quattro. Allora io direi prima di elencarle e poi di spiegarle una a una. Prima negazione. Dio è divenuto superfluo nella sfera intellettuale e scientifica, quindi Dio non deve essere nella scienza. Prima negazione. Seconda. Dio viene relegato nella sfera emotiva, quindi Dio non deve essere nella ragione, ma relegato all'oggetto del sentimento, di questa adesione sentimentale ed estremamente variabile. Terzo, Dio è intollerabile sul piano morale moderno, anche quello pubblico, eh? anzi soprattutto quello pubblico. Quindi Dio non deve comparire nella morale pubblica, al massimo in quella privata, nella sfera privata. Dulcis in fundo, la negazione per antonomasia, poi su questo avremo vari commenti da fare, l'inferno o non esiste oppure non è visitato, Vedremo dopo cosa vuol dire non essere visitato, oppure se esiste ed è visitato, quindi morale della favola, se esiste qualcuno ci va, comunque non è eterno, non è una cosa eterna. Quindi, quindi questa negazione sarebbe quella del Dio giudice. Dio non è giudice. Dio non è giudice perché alla fine c'è una specie di autoassolvimento della colpa soltanto con un certo periodo di tempo di attesa. Quindi queste sono le quattro negazioni. Allora. La prima, abbiamo detto, Dio è superfluo nella sfera intellettuale e scientifica. Qui abbiamo una copertina, insomma, di quello che è un, una rivista bimestrale di matrice chiaramente, chiaramente atea, dove si parla in maniera esplicita di scientismo e spirito scientifico. Ovviamente, in quello che è lo scientismo e lo spirito scientifico moderno, Dio non deve entrare. Questo è chiaro. Non c'è più posto per Dio nella scienza e nella filosofia. E direi di più, nemmeno se ne sente la mancanza, non se ne sente neanche la mancanza, non è più un problema. Un tempo per gli scienziati parlare di Dio, anche nelle opere scientifiche, era normale, non è che fosse un'eccezione. Poi, pian piano, abbiamo, tra virgolette, imparato a farne a meno, quasi vergognandocene. Al contrario dei secoli scorsi, oggi Eglia sembrerebbe ridicolo no? che uno scienziato inserisse un riferimento a Dio nelle opere scientifiche, ma anche quelle a livello divulgativo, figurarsi in quelle specialistiche. Il fatto che teorie, tra virgolette, teorie che stravolgono l'essenza dell'uomo come l'evoluzionismo vengano anche solo messe in discussione in base a riflessioni che vogliono negare il piano naturalistico, il piano della pura immanenza, quindi cercando di far capire che in queste teorie c'è qualcosa che non va, c'è un qualcosa che rimande oltre il piano naturale, è ritenuto pseudoscienza, è ritenuto pseudoscienza. È assai diffusa, quindi, la convinzione che la scienza, che l'intelletto e che il senso morale dell'uomo moderno siano progrediti. Siano progrediti, attenzione, negli ultimi decenni, soprattutto Grazie alla messa al bando di Dio e delle sue regole. Quindi quella di oggi è finalmente la scienza libera, la scienza che è uscita dall'oscurantismo. Ti dirò di più: qua c'è un commento che io ricordo perché è di, di un amico. Che una volta mi disse per arrivare a tutto questo progresso moderno abbiamo dovuto liberare i cieli da Dio. Quindi si è dovuto liberare il cielo da Dio. Per cui liberati i cieli da Dio è che quell'uomo è potuto progredire come se il riferimento a un piano superiore all'esistenza, in qualche modo, alla natura, in qualche modo intralciasse la ricerca, come se nella storia non avessimo mai avuto grandissimi scienziati credenti, grandissimi scienziati anche sacerdoti. Ma attenzione, questo, Elia, nel campo della cosmologia, della fisica, della biologia, della medicina, della medicina, ricordiamo anche le, figure, le, le manovre del primo soccorso, no? Moscati, eccetera, ne abbiamo avute di, di figure di credenti. Che non rinegavano minimamente la loro fede. Oggi no, il fatto che oggi una persona, un autore sia un credente, magari dichiaratamente credente, comunque mette in allarme l'ascoltatore. Guarda, io ti posso fare degli esempi. Ti posso fare degli esempi. Ne ho parlato recentissimamente stamane, oggi, insomma, è venerdì 2 dicembre, stamattina, sul canale della scuola ho pubblicato un nuovo video. E parlavamo del, dell'evoluzionismo, ovviamente in una visione molto critica, con Fabrizio Fratus. E si parlava anche di alcuni, di alcuni scienziati, John Sanford, Anthony Few, Collins, eccetera, che con lo studiare il DNA, con lo studiare diciamo la biologia del corpo umano, sono passati al genoma, eccetera, da una posizione dichiaratamente atea almeno ad una posizione non atea, non dico cattolica, eh? attenzione, ma che rimanda ad un qualcosa che va al di là della materia, ad una mente, ad un'intelligenza dietro queste entità perfettamente funzionanti e compiute come la cellula, il DNA. E il solo fatto che lo abbiano dichiarato pubblicamente li ha portati alla derisione da parte della stampa e agli insulti. Ad esempio, se non vado errato, di questo... Ehm... John Sanford si dice a un certo o Anthony Flu, sì, sono persone anziane, hanno quindi avuto un colpo di testa e per cui perdoniamoli, sono errori dovuti all'età. Ecco, sono tattiche brutte, meschine che si, che si utilizzano. Allora, Beh, Missa... che si sì, assolutamente. assolutamente. Guarda che con queste figure siamo nei, nei primi anni 2000, e eh, quindi non stiamo andando tanto indietro nel tempo, ma si può usare anche oggi. Questa tattica e di fatto viene usata. Per cui la messa al bando di Dio ha determinato la nascita del mito dell'uomo moderno, libero ed emancipato. Finalmente siamo liberi, non si sa da cosa. Perché attenzione, c'è una libertà per e c'è una libertà da. Io questo lo ricordo sempre, la libertà per significa che a qualcuno siamo debitori della nostra libertà per raggiungere un determinato fine. Nel caso cattolico può essere la salvezza dell'anima mediante gli strumenti che ci sono stati dati, l'uso razionale. Poi c'è la libertà da, ovvero sia il volersi liberare da qualsiasi vincolo, qualsiasi vincolo, anche l'esistenza di, di regole è ritenuto un peso, un fardello, no? Quindi è vietato vietare, Elia di, 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 qualche, di qualche decennio fa. Oppure, quando andavano in giro nel 68 con i cartelloni, me lo fece vedere una volta una persona che conoscevo. Vogliamo pensare come se prima non si potesse non si potesse pensare. Ecco, sostanzialmente noi abbiamo un uomo moderno, libero, emancipato e a che cosa ci ha portato tutto, tutto questo? Ma adesso eh, abbiamo strumenti, tecnologie, ci hanno cambiato la vita. Sarà anche vero. Attenzione! Sarà anche vero che dal punto di vista materiale abbiamo avuto dei vantaggi. Sarà vero. Il fatto che io e te adesso, Elia, possiamo fare questa trasmissione in questo momento è un frutto comunque di uno studio, di una ricerca scientifica. Dall'altra parte, cosa abbiamo? Prezzo. Beh, da abbiamo il fatto che c'è motivo di farla perché si è perso qualcosa di, di fondamentale. Eh, esatto. eh, se fosse conservato, noi non avremmo fatto questa, eh, questa, questo collegamento. E non ne avremmo neanche parlato vabbè quindi gli strumenti tecnologici ecco sì, sì, no, ecco ecco io arrivo quanto ci sono costati esatto allora ci sono costati lo snaturamento totale dell'uomo perché liberarsi da da ogni vincolo da qualsiasi cosa alla fine mi fa capire che rimane ancora un vincolo da togliere e qual è l'ultimo vincolo da togliere è me stesso e distruggo la mia stessa natura tanto che oggi non si può neanche dire che il genere maschile e femminile Siano due generi naturali dati a priori, non è possibile. Anche quella è una scelta dell'individuo, c'è sempre l'uomo al centro. Vuoi altre, altri prezzi? Altri prezzi sono la diffusione estremamente enorme dell'aborto, dell'eutanasia, poi altre cose che potremmo che citare: le macchine della morte per morire con stile, no? la macchina Sarco, di cui ho discusso in un video recentemente, e tutti, tu, tutti, tutte le tendenze anche suicide de, della società, una una gioventù che ormai è preda della pornografia, dei, che non parla neanche più con se stessa. Praticamente vediamo tutti i giovani oggi con quel cellulare in mano, hanno perso la stessa capacità comunicativa, la stessa capacità di dialogo. Quindi l'uomo moderno ed emancipato è un uomo che ha distrutto se stesso. Questa è la prima leggevo, negazione. Mauro, leggevo stamattina una, una statistica, poi non so fino a che punto siano vere, perché secondo me sono anche sottostinate. La statistica che riportava che il 25%... Del, dei cittadini diciamo europei sono depressi e ricorrono costantemente a degli antidepressivi. Ecco, bisognerebbe analizzare le cause naturalmente di, questa, di, questa, di queste de depressioni. Sono, sono tante, ma poi probabilmente le possiamo racchiudere sotto un'unica un voce. Il senso della vita, lo scopo della vita... Eccetera, eccetera, oppure tutte le, le, le difficoltà, le ingiustizie che, che sono sai, presenti Elia, in società di questo tipo. Ma sai, Elia, allora se io perdo Dio, che, che, che è anche un conforto, allora l'esistenza è un peso. Perché chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di sopportare tutte le sofferenze, eccetera? Noi oggi abbiamo perso il valore della sofferenza. La sofferenza è un peso, la malattia è un peso, no? La morte stessa è un peso. Invece guardare tutti questi eventi con una prospettiva che va al di là della dimensione naturale, ci dà veramente tanto, ci dà anche la forza di poterle sopportare addirittura di viverle con rassegnazione cristiana. Quindi, il fatto che ci sia in giro questa grande depressione, secondo me, può anche essere vero? Può anche essere una statistica, un sondaggio, diciamo, no, più che, penso ventiero, che sia superiore, eh. penso che il numero sia superiore, perciò dico ah, credibile. Che... Okay. Quindi, ok, perfetto. Siamo allora alla seconda negazione. La seconda negazione, quindi tornando a noi, è questa, ovvero sia Dio viene relegato nella sfera emotiva. Non solo non si avverte il bisogno di porre il problema di Dio, ma il riferimento stesso a Dio è visto come nocivo, nocivo in un mondo desacralizzato e secolarizzato, perché l'uomo... È artefice del suo stesso destino, è l'uomo che deve essere il protagonista, la società che deve essere protagonista, lo Stato che deve essere protagonista, mica Dio. Dio, anzi, ci fa tornare indietro, ci trattiene rispetto a, rispetto a quella spinta che ci farebbe progredire, come si dice. Ora, attenzione: perché non potendo eliminare comunque del tutto il ricordo di Dio, perché almeno ancora il ricordo di Dio è rimasto, e questo in un certo senso è comunque una speranza. È comunque una speranza, l'uomo moderno ha scelto di espellere Dio, abbiamo visto prima, dalla scienza, dalla filosofia, ma anche dalla mente, dalla ragione, dalla ragione, ponendolo, se proprio, se proprio si desiderasse portare in se stesso questo ricordo di Dio nella sfera sentimentale privata. Questa attenzione perché è una tattica diabolica. Perché un Dio sentimentalmente colto e inteso non potrà mai costituire un riferimento stabile e oggettivo, ma per la vita di nessuno, nemmeno per la vita di un determinato singolo. Se noi guardiamo una giornata storta, noi cambiamo il nostro stato sentimentale, le nostre emozioni, anche dieci volte da mattina a sera. Se la mia fede si basa sul sentimento. Oggi mi vado ad aderire a, di aderire a Dio perché è una bella giornata e domani è un brut, brutto tempo, nuvoloso. Ah sì, ma forse Dio non esiste. Cioè, che, che razza di fede è? È un fideismo, ma tra l'altro un fideismo della, della specie più, più abietta, no? Diciamo il sentimento di Dio cambia nel tempo se è la nostra fede basata sul sentimento. Quindi, in ultima istanza, questa adesione sentimentale a Dio muta a seconda delle passioni individuali. Se in un determinato momento, siccome devo portare avanti determinate politiche, mi viene comodo credere che Dio non esista, Dio non esiste. In altri contesti mi viene comodo che Dio esista, allora Dio esiste. Se in un determinato momento mi viene comodo credere che il matrimonio non sia indissolubile, che quindi non ci sia anche una legge naturale, eccetera, che cosa mi impedisce di porre fine al mio? Fa comodo poi, vorrei anche aggiungere questa considerazione, fa comodo aderire sentimentalmente a Dio perché, perché è una specie, io la chiamo così, di autogiustificazione del proprio diritto alla salvezza. Mi spiego, se Dio esistesse davvero alla fine, cioè l'uomo sentimentale ragiona così, io comunque nella mia vita avrei sempre detto: ho sempre detto di sentirne l'esistenza, la bontà, l'amore. Cosa importa se non ne seguo le regole? Io sento che esiste e che mi salverà perché è amore. No? Ormai ricordiamo che si esalta soltanto l'aspetto di Dio misericordioso, Dio d'amore, ma attenzione: che Dio è anche giudice, e il giudice premia, ma il giudice anche punisce, proprio perché è giudice. Non c'è il premio, ma c'è anche il, il castigo. Questa tattica però si scontra, ed è per questo che abbiamo questa immagine adesso sott'occhio, con una frase, con un insegnamento di nostro Signore. Allora non si può essere democristiani né democratici né nei confronti di Dio. Perché? Ci insegna nostro Signore: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiute, un, compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, operatori di iniquità. Attenzione che questa frase è una frase tremenda. Non vi ho mai conosciuti, non so chi siate, non vi riconosco. Come il padre che rinnega i figli, andatevene. Voi siete soltanto uomini malvagi, operatori di iniquità. Non è una frase che debba tranquillizzare chiunque, assolutamente. Non so, Se Lia, tu desideri fare un commento su questa seconda negazione? Altrimenti, no, vai avanti perché penso che sia talmente chiaro che non c'è bisogno di alcun, di alcun commento. Cioè... Perfetto, molto chiaro, molto chiaro. Allora andiamo avanti alla terza negazione, è pericolosissima. Eh? In realtà sono tutte connesse, perché se nego Dio, lo nego in toto, in tutti i piani, non è che lo neghi solo da una parte, dall'altra lo ammetta. No, no, se lo nego nella ragione, se lo nego nella morale, cioè sono due cose eh, direttamente legate fra loro. Allora, Dio è intollerabile sul piano morale. Questo punto è una diretta conseguenza del punto precedente. Nella vita dell'uomo moderno entra in vigore quella che è la morale della situazione, cioè l'adattarmi, il compromesso. E questa morale della situazione, quindi torniamo noi poi quando sarà il momento della citazione, torno alla, alla slide, non è altro che eh, l'adeguamento perfetto all'essere nel mondo di Heidegger, di Heideggeriana memoria. Quindi non esistono principi. Morali, immutabili, oggettivi di riferimento, ma è l'uomo stesso che è una realtà storica e quindi deve trovare il modo migliore per poter essere nel mondo in quella situazione. Per cui, come dice padre Fabro, è l'uomo che deve trovare il suo modo di comportarsi nel mondo, in un mondo che non diviene, deve vivere che diviene. Deve vivere secondo il suo, il suo essere del mondo, intendendo per essere del mondo il divenire della sua coscienza nel mondo. Questo significa essere nel pensiero moderno, quindi adattarsi alla situazione e la situazione cambia, evolvere, essere sempre in movimento, andare sempre avanti e mai tornare indietro. Se non ci sono valori stabili, allora cosa sono i dieci comandamenti? Eh, non sono regole fisse. Eh, San Paolo, quando insegna che eh, I dieci comandamenti sono iscritti nel cuore dell'uomo? Sbaglia. Ma che nel cuore dell'uomo? Sono principi di una certa società, di una determinata epoca. I principi morali insegnati da Gesù, l'insegnamento di Gesù, che cos'è? È un precetto? No, perché un precetto è qualcosa comunque di stabile che bisogna portare avanti, è un qualcosa che è da considerare oggettivo, universalmente giusto. Invece sono soltanto degli esempi storicamente contestualizzati di ciò che l'amore può richiedere da noi. Sono soltanto degli esempi. Sai che ormai nel modernismo si distingue, ne parleremo eh? ne parleremo tra l'altro, anche il Gesù della fede dal Gesù della storia. Il Gesù della storia sì, è stato tipo un grande filosofo che ha dato qualche insegnamento, ma il Gesù della fede è quello che fa miracoli, eccetera. Sono panzane, sono panzane nessuno ormai può chiedere a credere a quelle robe lì, ma dai, ma stiamo lì a, cre a credere alla creazione del mondo, al, al fatto dei miracoli, alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma sono tutte simbolegie, sono tutte allegorie. Certo, però, eh, se tutto è allegoria, allora tutto è illusorio. Se demoliamo, ad esempio, il racconto, mitizzandolo, no, del, del peccato originale, allora scusa, che senso ha l'incarnazione? Che senso ha l'incarnazione? Che senso ha la croce? Perché Dio sarebbe venuto per farsi mettere in croce. Tanto sono allegorie, allora, è una croce, anche la croce è un'allegoria. La passione è un'allegoria. Difatti, il concetto di peccato stesso viene meno. viene meno. Ma se tu, Elia, vai a una persona del mondo d'oggi e le parli del peccato mortale, come, ti, come reagisce? Ti ride in faccia? Cioè, vai tu da una persona, ma a dire. Ma ah, sai che il peccato mortale ti porta alla dannazione, eccetera, sentirai o un disprezzo oppure ti manderanno a quel paese o una risata. Ma guarda, che questo succede succede anche presso molti cattolici, eh? tra virgolette, mica solo, mica solo nel mondo, è questo. E ancora una volta noi dobbiamo fare un riferimento a Kant, al cantismo ah, perché Kant. Nella sua critica della ragion pratica, ora non possiamo entrare in dettaglio, però possiamo eh. fare un passaggio che è interessa interessante per quello che stiamo dicendo, eh? non è non che nel senso dobbiamo prendere esempio, assolutamente. Lui è contro la morale eteronoma e a favore della morale autonoma. In che senso? Che la ragione, secondo Kant, è legislatrice di se stessa. È la ragione che da se stessa scopre e formula gli imperativi categorici. I dieci comandamenti sono delle regole esterne alla ragione, quindi sono dell'imposizione, non sono la vera morale. La vera morale è quello che la ragione pura, scevra da ogni giudizio, da ogni pregiudizio, scopre come vero. Quindi ricorderemo le tre formulazioni dell'imperativo categorico. Certo, eh. ricordiamo che sono formulazioni completamente vuote, sono pure forme mh, che non hanno contenuto, mentre invece i dieci comandamenti hanno un contenuto, non sono forme vuote. No, noi non abbiamo solo una morale formale, abbiamo anche una morale che è fatta di contenuti che poi vengono chiariti. Ma nel mondo odierno si va oltre Kant: questo è il punto. Dio, se per Kant è almeno un postulato della ragione pratica, nel senso che l'uomo che agisce in maniera virtuosa, poi ci sarebbe lì tutto da discutere sull'uomo virtuoso, ma lascio stare: almeno è lecito che speri nell'esistenza di un Dio che lo ricompensa. Oggi non dobbiamo proprio neanche parlare di Dio come postulato perché? perché l'uomo è misura dell'uomo. Abbiamo a che fare con una morale umana che è fatta a misura d'uomo e l'uomo adatta la morale alla situazione, a questo divenire. È la morale del cattolico adulto. Ah sì, io sono un cattolico adulto, quindi sai, non guardo più le regole del passato, ma cosa vuoi, quelle, que, quelle scemenze che tenevano oppresse il popolo, le, le persone, i nostri nonni. Cattolico adulto, quindi... L'unico principio veramente guida che riconosce il cattolico adulto è questo vago sentimento. Ne parlavamo prima della, della nostra registrazione sì. dell'amore, ma è un amore libero, indipendente, che muta a seconda della situazione. Praticamente per l'uomo moderno l'unico peccato, se di peccato si può parlare, è la mancanza d'amore. Quando io prendo posizione, non lo so, contro il divorzio, e io sono una persona cattolico non adulto che manca d'amore. Perché? Perché non capisco, perché non sono in grado di capire la situazione. Okay? Ci siamo chiaro più o meno perché è un concetto carissimo, carissimo, carissimo. molto per. Quindi il divorzio, ad esempio. Eh, ma va... Quando l'uomo eh, si dichiara legge a se stesso, eh, abbiamo detto tutto, insomma. certo, Quindi non c'è certo. non, non, non nulla. Non c'è nulla, le regole, anarchia ed è legge a se stesso in funzione del, dei sentimenti in funzione dell'emotività anche de, de, del momento perché eh, c'è sì. anche questo aspetto ciò che è valido oggi potrebbe essere non valido domani quindi altro che altro che scopi di vita altri che bussole chiare altro che insomma è, è tutto è tutto, un, è tutto in funzione degli umori dell'uomo mettiamola così ma scusa ma poi allora allora la domanda, la domanda è: se la morale tanto cambia col tempo, se, se è tutto relativo, che diavolo di senso hanno i martiri? I, mar I martiri? Scusami, allora, i martiri, se leggiamo il martirologio, il martirologio nella ora prima, noi leggiamo di martiri che pure anche di non dire una parola contro Dio si sono fatti scarnificare. Si son hanno subito veramente le, le, le punizioni peggiori fino alla morte, ma questo giovani, adulti, anziani, se veramente tanto è tutta questione di amore, di, di cattolicesimo adulto, di democrazia, avrebbero semplicemente potuto andare a discutere con, con l'imperatore di turno di sì, tu la pensi così, io la penso così, dai, ci rispettiamo a vicenda. non Sì, dai, ti sacrifico, ti butto l'incenso dopo, però me ne torno per i fatti miei a fare gli affari miei. Non, non è andata così. Allora semplicemente il martirio stesso perde concetto, perde senso, capisci? Non, non ha più nessun significato. Guarda, torno al discorso del... Noi avremo, noi avremo, in base a questa nuova teologia, tutta una serie di libertà. Infatti questa nuova teologia viene anche esaltata da certi ambienti, no? Avremo tutta una serie di libertà, cioè fate quello che vi pare, in sostanza, tranne poi tranne poi essere sottoposti a mancanza di volontà e a mancanza di libertà su cose che sono assolutamente fondamentali anche quelle quindi non si capisce bene quindi è chiaro che eh sì. è, non si capisce cioè l'uomo deve fare quello che gli pare segui il tuo cuore segui questo segui le tue emozioni segui tutte queste cose sii totalmente libero ma poi per altre cose invece è no, è no, e no, e no, e no, là invece esatto, no, esatto. Tu devi essere un suddito obbediente, obbediente alla scienza e a certe autorità. Va bene, dai, non ho no, 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 addirittura... la addirittura... La contraddizione, se per un attimo noi considerassimo anche giuste e vere queste cose, sarebbero comunque contraddittorie. In ogni caso, certo. ecco. Quindi anche a considerarle con uno slancio veramente di, di imbecillità, a considerarle vere, e beh, insomma, le troveremmo comunque contraddittorie. Sono contraddittorie, ma la contraddizione è insita nella, nella nuova teologia, nella... lo dicevi anche l'altra volta: no? la caratteristica è l'ambiguità, la, contra... certo. la contraddittorietà. Sono caratteristiche proprio evidenti di questa nuova teologia. Prego, Mauro. E dobbiamo ancora arrivare, diciamo, al cuore della questione, ma lo faremo nelle prossime, nei prossimi incontri. Addirittura, un vescovo dell'India, che è citato da Dietrich von Hildebrand nel suo volume Il cavallo di Troia nella città di Dio, 1968, è citato da questo Hildebrand, un vescovo dell'India scrisse persino che ogni moralità si riferisce esclusivamente al benessere umano. Cosicché certe cose considerate ieri immorali potrebbero oggi non essere più tali. Quindi, nella sua predicazione, Cristo avrebbe in fondo parlato solo dell'amore per il prossimo, ma non avrebbe dato precetti. Non avrebbe dato precetti. E allora andiamo a leggere una citazione che riportiamo, l'abbiamo vista prima nella, nella slide, sempre da Cornelio Fabro, la nuova teologia tende a identificare l'amore cristiano con l'amore umano, terreno, a livello animale, e presenta l'attività sessuale, ad esempio abbiamo parlato di morale, guarda, il discorso della sessualità è fondamentale, è come è stato stravolto nel corso di, di, di pochi anni, specialmente negli anni 60, presenta l'attività sessuale come la funzione primaria di crescita personale, è un esempio questo. Giungendo ad affermare la radicale serietà nell'uomo nell di ogni esperienza sessuale, pornoteologia è l'irrisione e la diffamazione della morale che ha formato i martiri e i santi. Ripeto, la morale sessuale moderna è l'irrisione, perché quella è la pornoteologia, secondo padre Fa Fabro, è l'irrisione e la diffamazione della morale che ha formato i martiri e i santi. Quindi, praticamente noi con questa liberazione, con questa emancipazione, anche sul piano sessuale, siamo irri stiamo irridendo duemila anni quasi di storia di santità, di martirio, di devozione e di sacrificio anche e di sacrificio. E saremo adesso alla quarta negazione, se ci sono commenti lì altrimenti io procedo. No, no, è interessante quell'ogni ogni sessualità. Ogni Eh sì. E oggi questa cosa è molto evidente, addirittura, addirittura si sta legalizzando praticamente tutto. Anzi, c'è un incentivo a certi tipi di pratiche, sostanzialmente. Mm. Vengono, vengono considerate, vengono sempre più sdoganate, gradualmente naturalmente, no, gradualmente, partendo dai paesi che vengono definiti più progressisti, Emancipati, per esempio, del nord Europa, e noi siamo retrogradi perché poi la tecnica che usano è questa: la introducono in questi paesi che ormai producono tutto e poi ti dicono, Ma in Olanda c'è già questa legge? Ma in Olanda funziona così? Ma in Belgio, e come dire, noi siamo indietro, i soliti che siamo indietro, allora adeguiamoci a questi tempi moderni. Questa, questa è la, è la tecnica, no? Questa è la tecnica che si introduce in quei paesi in cui accettano tutto e poi, e poi si fa vedere come retrogradi quei paesi in cui, in cui ancora qualcuno pensa che certe cose insomma siano aberranti, letteralmente aberranti. Quindi, ok, andiamo certo. Mauro. Siamo allora all'ultima all negazione, quindi la quarta, la peggiore di tutte, la peggiore di tutte perché comunque, comunque il la conclusione no, di, di tutto questo, tanto se è tutto storicizzato, se è tutto relativo, allora Elia, o l'inferno non esiste, o non è visitato da nessuno, quindi eh, Dio l'avrebbe creato, ma sì, rimane lì, come così, un luogo vuoto, e, oppure se esiste ed è visitato, non è eterno, non è eterno. Allora, avevamo già detto la volta scorsa, torniamo dopo questa immagine a noi, che se tu oggi uscissi dalla chiesa di una parrocchia, non so, la domenica o quando è, e tu chiedessi a qualcuno se crede che esista la dannazione, se crede che l'inferno sia eterno, ti sentirà rispondere che, oh, che l'inferno non c'è perché Dio sarebbe cattivo se mandasse gli uomini all'inferno, oppure che se c'è non, non potremo mai commettere qualcosa di tanto cattivo da meritarci una punizione eterna, no? Questo è il, il punto. Però entriamo un po' in dettaglio su questo. Non esiste un teologo che abbia, diciamo, messo per iscritto in maniera solenne e formale che l'inferno non esiste, che l'inferno non esiste. Okay? Non, non, non siamo a questo punto. Quindi se tu scorri anche gli ultimi atti degli ultimi decenni, insomma, di Roma, eccetera, tu non troverai una dichiarazione. In cui ufficiale solenne l'inferno non esiste, ci siamo sbagliati, quindi perché sarebbe veramente troppo, sarebbe una barzelletta. Ma di fatto la nuova teologia è lì che arriva, è lì che arriva, mica da un'altra parte. E la mentalità moderna e modernista è lì che arriva, è lì che arriva e non da un'altra parte. Se noi perdiamo la nozione di Dio come Signore dell'Universo. Una volta Bergoglia aveva detto che l'inferno non esiste, se esiste c'è solo Gesù, una roba del genere. Sto sbagliando? Eh, non, me lo non me la ricordo. Eh, ma a me, me, me pare, mi... pare di ricordarla questa, questa, questa dichiarazione. Sì, ma ti, potre ti potrebbero allora, attenzione, qui, eh, affermazioni di questo tipo sono molto molto gravi, ma uno ti potrebbe dire: Ma sì, cosa vuoi nel parlato? È stato detto, però non è mai stato codificato. Che è gravissimo comunque, eh, perché c'è anche un insegnamento verbale, non è che ci sia solo quello documentale. Però guarda, io, Elia, per sicurezza, mi spingo a dire che non esista, diciamo, un documento scritto in cui sia negato de facto l'inferno. Ma voglio arrivarci da un'altra eh, facendo un altro giro, dicendo che la teologia nuova e la mentalità moderna, barra modernista, di fatto però conducono a lì, condu conducono a quella credenza che ormai è radicata nel cuore delle persone. Se perdiamo la nozione di Dio come Signore dell'universo e dell'uomo, oltre che creatore dell'uomo, Giungiamo a pensare al no, discorso del Dio, al quale aderisco non con le argomentazioni anche della ragione, dei preambula fidei, ma dell'amore, no, del sentimento, che Dio non possa essere così cattivo da condannare qualcuno in eterno. L'uomo sentimentale non può accettare l'idea di un Dio cattivo, come se nei secoli scorsi, ma leggiamo un attimo le Vite dei Santi, la concezione di Dio fosse di un Dio cattivo, ma avevamo. Santi e santi che si sono dati alla penitenza assoluta a vita per amore di Dio, altro che Dio cattivo, per amore di Dio, per amore di Dio. Non un Dio di misericordia, quindi, ma un Dio di giustizia. Un Dio che, però, secondo il mondo moderno, sarebbe anche un, soltanto un Dio di malvagità se veramente punisse l'uomo con l'inferno. Roba da fare impallidire, persino, il genio malvagio di Cartesio, no? nelle sue meditazioni metafisiche. L'inferno, quindi, se c'è, vabbè. Se qualcuno ci va, non potrà essere eterno. Parentesi, parentesi: ho sentito anche dei commenti imbecilli, idioti, no? Di gente che in teoria si definisce cattolica. Ah, ma se andremo all'inferno, cosa vuoi? Ci troveremo tutti insieme, chiacchiereremo, giocheremo a carte. Ci schia... Ma stiamo scherzando? <ride> ma e Bilderberger? Sì, certo. Cioè, sul su serio è una roba del genere, davvero? Da, dav davvero okay. pensiamo questo? Ci okay. rivedremo, ci rivedremo. Beh, insomma, stiamo molto attenti, eh? anche a scherzare con l'inferno e con Satana, stiamo molto, molto, molto attenti. Quindi è tornata in auge quella che è l'eresia dei tempi antichi, denominata apocatastasi, sì. che significa la redenzione finale di tutti, compreso Satana. E qui dovremmo aprire anche. Delle riflessioni, non possiamo farlo, ma magari in qualche puntata successiva lo faremo sull'esoterismo, sull'agnosi, su come ormai venga concepito Lucifero stesso da moltissime persone. Quindi Lucifero come il vero Dio buono che ha aperto le porte, mentre il dio della, della religione, il dio dell'Antico Testamento, come il dio cattivo che tiene l'uomo nell'oscurità. Chiudo la parentesi: sì, sì, Quindi, no, interessante. Questo è interessante poi, magari. È su Questo argomento eh sì. ci torneremo prossimamente, dai. eh sì, più avanti, più avanti. Okay. Siamo quindi noi a dettare le regole del gioco a Dio. La salvezza deve essere universale. Quindi, deve essere universale. Ma cosa importa se Gesù ha detto sarà pianto e stridor di denti? Cioè, cosa importa le condanne di Gesù? C'è cioè, tutto, è tutto comunque temporaneo. Tutti devono essere redenti, perché se così non fosse, vuol dire che Dio sarebbe cattivo. Non è amore, attenzione. La dottrina dell'apocatastasi fu condannata come eresia, eresia, vabbè che ho, al giorno d'oggi parlare di eresia tanto voglio dire stupirebbe chiunque. Dal secondo concilio di Costantinopoli, e siamo nel 553. Ora, cosa dice il secondo concilio di Costantinopoli? Andiamocelo a leggere: dice, se qualcuno dice. O sente che il castigo dei demoni e degli uomini empi è temporaneo o che esso avrà fine dopo un certo tempo, cioè ci sarà un ristabilimento dei demoni o degli uomini empi, sia anatema. Ricordiamoci che anatema o anatema si può dire in entrambi i Beh. modi, corrisponde a scomunica. Corrisponde a scomunica. Sono assurde. Le conseguenze di questa credenza, dell'apocatastasi della mentalità moderna a proposito dell'inferno, sono assurde? Perché spiegami a questo punto la differenza fra l'uomo buono e l'uomo malvagio. Tanto il riscatto finale, alla fine, per diritto, arriva per tutti. Qual è la distinzione? Perché io devo sopportare le sofferenze, una vita di negazione, di sacrifici? Perché? Perché lo faccio? A che fine? Perché abbracciare la mia croce e portarla con cristiana rassegnazione? Se tanto alla fine voglio dire. Vengo riscattato anch'io. E come andare a scuola tutti promossi, indipendentemente esatto. da me. Indipendentemente certo. da allora, qual è l'incentivo a studiare? Non c'è più. E ecco, qua la stessa cosa, qual è l'incentivo ad una vita più sana? Non esiste più, non esiste più niente. Certo. Ma, e, e altra domanda, il purgatorio, allora, è il purgatorio questo, diciamo, stato mh, temporaneo perché comunque ha una fine. In cui io devo espiare le mie colpe non mortali prima di accedere al paradiso. Al paradiso devo accedere senza macchia, senza anche la macchia dei peccati veniali. Ma che senso ha? Che senso ha se tanto la redenzione avviene per tutti? Che senso ha parlare di limbo? Ecco, lì pian piano abbiamo fatto un passettino verso l'accantonamento del limbo, no? che era una cosa insomma, dei tempi antichi, dal 2009 in poi è stato messo, diciamo, fra parentesi. Attenzione, non è che si dica. Che non esiste il limbo perché anche lì bisognerebbe andare a leggere il documento, ma si fa un'altra cosa: si dice: possiamo sperare che la sorte di coloro che se fossero destinati al limbo in realtà sia diversa perché Dio è buono, Dio deve avere misericordia. È, è, è diverso, è una tattica un po', un po' diversa. Che fa un giro, ma arriva lì senza dirlo esplicitamente. È impossibile, però, per noi Elia capire come dei cattolici veri e propri possano accostarsi a un insegnamento come quello di Karl Rahner. Per esempio, che cosa dice? Ecco, perché la teoria... però qualcuno che passa, qualcuno che passa per eh, cattolico tradizionalista continua ad esaltare, continua ad esaltare. Allora, cioè, mh, bisogna capirsi, qualcuno è invitato anche a dire ma insomma, fate un, 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 qualche, un qualche video insieme a un certo signore. Ah, la scia... sì, la... Eh, ma il signore continua ad esaltare, continua ad esaltare Karl Runner dicendo che chi lo critica non ha capito la teologia di Runner. E quando qualcuno esalta Ranner, penso che ci sia poco, poca possibilità di dialogare non per mancanza di volontà, ma perché non ci sono i presupposti tutto qua. Volevo precisare questa cosa. Quindi anche una sì, risposta sì, sì. a chi ha commentato eh, sotto il video precedente invitandoci a, a una certa cosa. Va bene Mauro, scusami, ma ci tenevo a fare questa... No, no, hai, fatto, okay. hai, fatto, hai, fatto, hai fatto bene. Allora, eh, la teoria del cristiano anonimo, Karl Rahner, La fatica del credere, 1986. Il cristiano anonimo, che è comunque cristiano, segue la propria coscienza. Può ritenere di, essere, di dover essere cristiano o no? Ateo o credente? Comunque accetto a Dio? comunque accetto a dio e può conseguire la vita eterna confessata dalla fede cristiana. Qual è il vero peccato? Il vero peccato è solo la cattiva coscienza del singolo uomo. Solo la cattiva coscienza del singolo uomo è un ostacolo alla salvezza, che poi io sia cristiano, non cristiano, credente o ateo, l'importante è che la mia coscienza sia retta. Ma cosa deve intendersi qui con cattiva coscienza? Questo è il punto, questo è il punto. La teologia, quindi, nel modernismo è predicabile solo se è al passo coi tempi. Vedi, ad esempio, la questione delle convivenze, no? E lì, tanto per fare un esempio, anche lì dovremmo dire tante cose. Ormai è, co è, è una modalità di vita praticamente eh, anche all'interno delle comunità dei fedeli, parificata quasi, eh? non dico da parte di tutti, sia chiaro. Ma quasi ormai interpretata come alla pari del, del matrimonio, e eh, però di per sé teologicamente ha, ha una differenza non, non piccolissima. Al passo coi tempi, quindi, la morale deve essere capace di adeguarsi all'interpretazione della verità che è stata raggiunta in una certa epoca. È questo il nesso fondamentale che proclama la teologia nuova. La verità è legata all'interpretazione di una certa verità. In una certa epoca storica. Ricordiamoci però che ci è stato detto: chi non è con me è contro di me. Ricordiamoci questo. Modulare la verità a piacimento certamente è più comodo però che difenderla fino al martirio. Faccio solo un esempio e qui chiudiamo direi il video di oggi. Che cosa sarebbe costato a Papa Clemente VII concedere con qualche astuzia? Ma dai che un'astuzia l'avrebbe trovata se avesse <ride> voluto farlo. La nullità del matrimonio di Enrico VIII e così tenersi buono il sovrano inglese da un lato e ancora sottoposta a Roma l'Inghilterra dall'altro. Cosa gli sarebbe costato? Se avesse voluto trovare un artificio politico, democratico, l'avrebbe potuto fare. Enrico VIII si sarebbe tenuto buono, non avrebbe fatto lo scisma, cioè vabbè, sarebbe rimasta questa colpa comunque indelebile nella storia. Invece il papa disse "No, il tuo matrimonio è perfettamente valido, io non te lo annullo, non ti concedo l'annullamento del matrimonio, il matrimonio, scusa, non è nullo, è valido, perciò tu non contrarrai nuove nozze. Lo fai, ti scomunico." Poi come di fatto è avvenuto. perisce la questione di Anna Bolena, quella storia là, no? Ah, eh certo, è eh certo, sì, 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 certamente. Okay. Per oggi Elia, io se non ci sono questioni... E direi che nonostante termerei. partiamo con le migliori intenzioni di essere brevi, alla fine insomma eh, facciamo fatica a starci, ma anche perché gli argomenti insomma sono argomenti importanti, quindi non, non si può eh, volare via con, con, con troppa superficialità su argomenti così importanti. Eh, la prossima volta invece credo che eh, cominceremo a parlare degli esiti, cioè dei risultati. A Che cosa porta questa nuova, questa nuova teologia? E ci introdurremo ancora un po' di più su appunto questi, questi esiti e queste conseguenze e il cambiamento della, della, della tradizione: che cosa comporta, certo. che cosa vuol dire, come è stata stravolta, eh, l'ambiguità del linguaggio, insomma, le innovazioni introdotte anche col Vaticano II, eccetera, eccetera. Quindi. Sarà anche la prossima una puntata piuttosto ricca. Io ti ringrazio, Mauro. Se vuoi fare le tue conclusioni, magari riassumendo brevemente questa, eh, questa puntata, e poi magari chiudiamo. Allora, no, semplicemente ribadiamo eh, quelle che sono le quattro. Non dico le quattro, ma quattro fondamentali negazioni della teologia moderna che alla fine non sono altro. Che il, il frutto di quello che è stato introdotto negli anni, negli anni 60, da questo stravolgimento dottrinale, ed è il punto in cui siamo. Noi cercheremo poi di vedere un po' come si sia giunti a questo, perché qui abbiamo a che fare con i frutti, le negazioni, poi gli esiti della nuova teologia che vedremo, ma dovremo andare anche alla radice del problema, perché adesso è come se eh, dovessimo studiare una malattia, ma ne stessimo studiando i sintomi. Quindi, ma studiare i sintomi ci serve comunque pian piano per andare a individuare la causa. E soprattutto, Elia, e qui concludo, vedere come quei sintomi che possono manifestarsi in diverse parti del corpo comunque abbiano un centro comune. Sì. Un centro comune. Certo. Chiuso. Va bene, ti ringrazio, Mauro, e alla prossima. Allora, un saluto a tutti. Salve. Un saluto, arrivederci. Ciao, ciao.